E buonasera a tutti amici di Roma Scapoccio, oggi siamo qui per parlare insieme di Lecce-Roma terminata 1-1, punti fondamentali persi per la corsa Champions da parte dei giallorossi. Parleremo anche un po' del mercato, dell'affare Zaniolo, insomma di cose negative alla fine, cose negative. E però prima di parlare della gara e del mercato io vi invito a iscrivervi al canale, a mettere il pollicione sotto questo video, a commentare questo video, ditemi che cosa ne pensate dell'affare Zaniolo, ditemi che cosa ne pensate della gara che la Roma ha fatto con Lecce, dell'andata e ritorno col Salisburgo, insomma veramente tanti argomenti. Perché vi chiedo il pollicione e il commento? Perché col pollicione e col commento questo video girerà, fate conoscere la pagina Roma Scapoccia, una nuova casa per il tifo giallorosso, quindi mi raccomando ragazzi, è importante il pollicione e il commento, fondamentali. In più commentando potremo parlare insieme, mostrerete le vostre idee parlando sempre con educazione e andremo a creare una comunità di giallorossi che parlano della Roma. Chi non fosse giallorosso può commentare uguale e analizzare insieme a me la partita. Allora, la Roma che si schiera in campo ormai con quella che è la sua formazione tipo: Rui Patricio in porta, Mancini, Smalling e Ibañez, da una parte Sharawi e dall'altra Zaleski, centrocampo con Matic e Cristante, Pellegrini e Dybala dietro Ibram. La Roma che va subito sotto, quasi subito sotto per un autogol sfortunato di Ibañez sul contrasto di testa con Baschirotto. E è però brava a ritrovare subito il bando nella matassa, ma davanti a un super Falcone che prima nega la gioia del gol su Esciaraui, si arrende sul calcio di rigore di Bala che è netto perché Strefezza va a braccio teso ad anticipare Smalling e prende la palla con la mano. Di Bala spiazza il portiere, ma è l'unico modo per segnare a questo fenomeno, perché oggi così Falcone è stato veramente una saracinesca completa. Ma con la Roma mi viene di dire che è abbastanza naturale, perché anche Vicario ha fatto parate importantissime la scorsa con l'Empoli, siamo riusciti a vincerla, oggi purtroppo Falcone ne fa una di troppo. E Ebram, grandissima partita, un altro attaccante nel 2023, però oggi ha trovato un portiere che gli ha negato la gioia del gol in almeno tre occasioni, con un super numero 9 che aveva mandato Esciaraui in porta con un assist visionario e scavetto di esterno, con Esciaraui che tira e prende in piena faccia Falcone. Lì invece di perdere un attimo le misure, Falcone tira fuori la prestazione della vita e niente, ci impedisce di prendere punti importanti a Via del Mare. E il secondo tempo la Roma cala, come ovvio che sia, perché il primo cambio Mourinho lo fa all'80esimo, mette dentro solo Belotti e Wijnaldum. Non riesco più a difenderlo. Nel calcio delle 5 sostituzioni, quando il Lecce butta dentro praticamente le riserve, io non penso che giocatori come, mette anche sul backer, ma insomma, giocatori come Bove non possano dare qualcosa al posto di un Cristante che già è spento quando parte a titolare, figuriamoci all'80esimo, dove veramente una Roma che è calata tantissimo negli ultimi 15 minuti è preoccupante, perché ora inizierà anche l'Europa League, quindi cioè, se questa è la tenuta e Mourinho vorrà giocarla sempre con gli 11 titolari, prepariamoci a vedere il campionato 11 leoni, perché oggi, ripeto, la squadra la partita l'ha fatta, la Roma meritava di vincere, non ha vinto per una grandissima prestazione del portiere avversario, però in Europa League mi aspetto tipo Roma Cremonese, quindi 5-6 riserve, una figuraccia, perché se tanto meno tanto oggi si poteva cambiare, oggi poteva entrare Bove, perché se non è in grado di fare 20 minuti contro Lecce non è in grado di giocare in Serie A, poteva entrare Dairovic, poteva respirare uno dei centrali, invece no, con il risultato in equilibrio fino all'80esimo non ci sono stati cambi, e poi cambi fatti così perché era Levi Abraham e metti Belotti, allora non la vuoi vincere la partita, perché a quel punto metti tutti dentro come fai il solito. Invece non lo so, oggi veramente inizio a muovere delle critiche verso un allenatore che mi sembra stia spingendo tanto sul fatto di non avere una rosa adeguata, però con la Cremonese la partita la perdi per una formazione iniziale orribile che ti ha condannato. Oggi la partita non la cambi, e ripeto, nell'epoca dei 5 cambi è fondamentale poterli fare, perché metti freschezza, dai dinamicità, cioè a un certo punto il Lecce cambia tutti là davanti e tu vai in sofferenza perché hanno più gamba e sei costretto ad arrancare, sei costretto a giocare più basso, sei costretto a ripartire, ma devi farti 60 metri campo con giocatori che ne hanno 80 sulle gambe, quindi
questa cosa che giocano sempre gli stessi nel calcio moderno non può più funzionare. Abbiamo capito che non si fida delle riserve, ma ragazzi, oggi era con Lecce e così è difficile poter pensare di fare bene in Europa e centrare il quarto posto. Oggi sono veramente tanto critico nei confronti di Giuseppe Mourinho perché, ripeto, la prestazione la squadra l'ha messa in campo, poi a un certo punto non ne ha avuta più. L'unica discussione continua a aprirsi, secondo me, su Cristante, che è un giocatore che non può giocare titolare in una squadra che va in Champions League, e è un motivo per il quale, finché Cristante sarà titolare, questa Roma farà immensa fatica a entrare nelle prime quattro. Anche oggi tantissimi contropiedi, allora vogliamo giocare di rimessa, non può esserci Cristante a impostare l'azione. Stoppa palla, rientra, cambia piede, alza la testa, quattro tocchi, troppi, veramente troppi. Anche nel secondo tempo aveva dei cambi di campo facili e lui ci mette veramente tanto a farli. Quando la palla passa per i piedi di Matic, viaggia a una velocità tre volte superiore. Ora c'è il ritorno in campo finalmente di Giorgino Wijnaldum e il nostro Gini. Speriamo che possa mettere minuti, oggi ne gioca circa 15. C'è la prova, insomma, di Belotti che entra in campo ma non riesce a incidere. C'è Solbakken che oggi male, io non so, a questo punto non è pronto, non è il giocatore che pensavamo col Bodo. Mourinho dice non è in grado di capire i movimenti richiesti del 3-5-2, ma qua parliamo di un giocatore che non è stato capace di stoppare la palla. In un unico passaggio la manda fuori di 30 metri rispetto al giocatore che doveva servire. Cioè, così non ti aiuta, ma ti penalizza. Tiago Pinto ci dice che la Roma è meno forte di prima perché non è riuscita a vendere Zaniolo in tempo per sostituirlo. Una operazione che secondo me ci sta. 16 milioni di fisso più 13 di bonus più futura rivendita più 2 milioni sopra i 20. Cioè, un'operazione che secondo me porterà alla fine giusta per un giocatore che vuole andare via, un giocatore che ti ha complicato il mercato tantissimo non accettando l'offerta inglese, e poi è andata a chiudersi in Turchia. Contento lui, ragazzi, cioè io non ho più parole per questo giocatore che ha viziato, ha sputato in faccia a noi tutti tifosi che l'abbiamo sempre difeso, e ha sputato sulla maglia che poi dice di onorare, che ha onorato, si sente onorato. Cioè, queste cose sono vergognose, vattene in silenzio, perché insomma quello che hai fatto è qualcosa di veramente ridicolo. Ma chiudo qui, non lo metto nemmeno nella descrizione perché Zaniolo è un capitolo chiuso e lo aspetteremo da avversario e penso si prenderà le bordate di fischi che merita. Continuo a sottolineare però la presenza in campo di Cristante, che ripeto, e a un certo punto sembra veramente un giocatore di un livello più basso rispetto agli altri. A questo punto mi chiedo, chi non può sostituirlo negli ultimi 20 minuti che cosa ci sta a fare con la maglia della Roma? E Cristante sarebbe un'ottima riserva, ma se chi abbiamo in panchina non è in grado di sostituirlo negli ultimi 20 minuti, cambiasse sport, perché insomma, ripeto, nel calcio moderno tutti cambiano 4-5 persone, e noi ogni volta dobbiamo giocare sempre con gli stessi. E che dire, due punti persi in una corsa Champions che oggi ti si complica, perché il Milan è tornato a vincere, stasera c'è Lazio-Atalanta, l'Inter scapperà, vabbè, il Napoli ha già vinto, la Juve io sono convinto che alla fine rientrerà dei punti di penalizzazione. Oggi quei due punti erano fondamentali, invece ti impatti contro un Lecce di un super falcone, ma che alla fine ti ha anche portato a giocare molto lontano dalla porta. Hai creato le due occasioni e la Roma non posso dire che ha giocato male, ma al secondo tempo, gli ultimi 20 minuti non ce n'era più, e non capisco il ritardo dei cambi. Ripeto, al centrocampo mancava qualcosa. Un ultimo spunto, io insomma ho sempre difeso Lorenzo Pellegrini, sta veramente alternando prestazioni, giocate buone a giocate molto 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 scarse. E stesso discorso di Cristante, se deve giocare tutti i 100 minuti ma negli ultimi 20 perde qualità, a questo punto magari buttare dentro Volpato che ti fa il tiro della domenica e poi provare a vincere la partita, come è successo per esempio a Verona. Ragazzi, questo è il mio commento a Lecce-Roma, ci vediamo al prossimo video, ciao!